Mike Tyson avrebbe preso a pugni un passeggero a bordo di un aereo che addirittura sarebbe rimasto insanguinato. Il 55enne avrebbe avuto una rissa quando in pratica un fan piuttosto eccitato, no? Dal conoscerlo e dallo stare proprio dietro a lui, ha parlato in maniera continuativa e ripetuta nel suo orecchio, dopo che proprio Mike gli avrebbe chiesto di andarsi a rilassare. Ma ecco che il pugile infastidito, perché proprio il passeggero scherzava forse in maniera troppo forte e eccessiva, ha deciso di prenderla a pugni in incidente semplificato a bordo di un aereo pronto per il decollo dell'aeroporto di San Francisco, Florida, alle 22:30 orario locale. I testimoni fanno sapere che Mike inizialmente era piuttosto felice, tranquillo e sereno con tutti, anche con lui di dietro, però si è fatto un selfie proprio con uno del paziente, ma ecco che poi è successo l'irreparabile. Insomma, è una vicenda questa che è dell'incredibile. Dietro c'è un pregiudizio, perché ovviamente di pregiudizio si può parlare in questi casi, e il pregiudizio è sempre lo stesso, che poi a volte però si palesa in verità. E cioè si pensa infatti che i pugili siano pericolosi. Beh, forse in questo caso il detto è vero, i pugili sono pericolosi, come nel caso di specie. Può capitare, sinceramente sì, ci sta, può capitare, ripeto. Da non vedere è tutto, ciao a tutti.